Ben ritrovati, buon martedì, ben rivisti con Proteramo, un'ora insieme per parlare di quanto sta accadendo di bello soprattutto in casa biancorossa dopo il successo strameritato di Monopoli per 2-0 e dire che questa era una trasferta che almeno alla vigilia faceva un po' paura, soprattutto ricordando quella che era stata l'esperienza dell'anno scorso sia al Bonolis che al Veneziano. Invece quest'anno il Teramo che si è cambiato lo si vede già dal risultato del Veneziani 2-0 netto, unico neo, ma ne abbiamo parlato anche domenica sera, l'espulsione di Diakité che paga Dazio però solo a metà, perché una giornata di squalifica per il difensore del Teramo che dunque salterà solo l'impegno di domenica in casa contro la Casertana. Ovviamente parleremo di questo, dei prossimi avversari, poi apriremo anche una pagina un po' particolare che magari vi piacerà perché è assolutamente un approccio dal punto di vista scientifico su determinate cose, poi vedremo se sarà di vostro gradimento. Saluto Maurizio Daguin regia e anche i miei compagni di viaggio che come di consueto sono collegati, Andrea, Francesco, Ania, ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Buonasera a tutti. In regia Maurizio Daguin con Samuele Mucci, Maurizio con una mascherina che mi ricorda che oggi la provincia di Teramo soprattutto, ma la nostra regione è stata protagonista fantastica di una tappa bellissima, emozionante del Giro d'Italia, la vittoria, quello che ci rende particolarmente orgogliosi, è andata a un tri campione del mondo come Peter Sagan dopo un'azione favolosa, ma di questo ovviamente avremo modo di parlarne giovedì sera a partire dalle 21 con Velo. Rimaniamo adesso nell'ambito della Serie C, Girone C. Vediamo la classifica perché il Teramo è a quota 7 punti in beata solitudine, in terza posizione. Considerate sempre che il Teramo deve ancora giocare rispetto a molte altre una partita che è quella contro il Foggia, che sarebbe dovuta esserci mercoledì scorso ed è stata rinviata perché il Foggia avrebbe dovuto mettersi tra virgolette a pari, come si suol dire, dopo che il mercato per i Satanelli si è chiuso qualche ora fa, e adesso diciamo che Foggia e Bisceglie sono pronte per essere ai nastri di partenza, un po' come tutte le altre hanno cominciato a giocare. Vengo da te Francesco perché ti chiedo, questi 7 punti in realtà non sono, cioè, sono inaspettati se guardiamo in maniera forse un po' sbagliata a quella che è stata la stagione scorsa, perché se noi ci focalizziamo sull'inizio della Coppa Italia, il primo turno con il Piacenza, il secondo turno con la Regina e poi le prime due giornate di campionato, in realtà questi 7 punti non sono così impronosticabili come si poteva pensare, perché questa è una squadra che oramai è squadra, è vero o no? È tutto vero, verissimo. I 7 punti sono la conseguenza del buon avvio della stagione in Coppa Italia, indipendentemente poi dall'eliminazione con la Regina, squadra di categoria superiore, ed è un'ulteriore conferma del lavoro sin qui svolto dall'allenatore Paci e dalla serietà, dall'impegno, dalla bravura dei giocatori. Io ancora oggi riflettevo che rispetto a questa squadra è quasi la stessa, se non proprio la stessa, dello scorso anno. Negli 11 che giocano adesso, di nuovi ci sono Diakité e Pinzauti, che poi nuovo non è perché già c'era lo scorso anno, ma veniva utilizzato poco. Il resto sono tutti giocatori: Arrigoni, che l'anno scorso aveva deluso, Costa Ferrera, che andava a singhiozzo sia una partita sì e magari due no sul piano positivo, Bombaggi, che è stato l'unico l'anno scorso ad andare bene, Mungo, che quando entra lo si vede con una determinazione e con un impegno che l'anno scorso non gli si notava, non palesava. Quindi sono tutti aspetti positivi e sono tutto questo portano ai 7 punti, a 2 vittorie nette, chiare, limpide, e a un pareggio in quel di Bari contro un avversario costruito senza ombra di dubbio per andare in Serie B senza passare per i play-off, e dopo una partita nella quale il Teramo per lunghi tratti è stato capace
di farsi preferire al più quotato avversario. Sono tutti aspetti positivi, incoraggianti, e sono tutti conseguenza di segnali del lavoro sin qui svolto da Paci, dai giocatori e da tutto lo staff tecnico. Oh, Ania, tu che hai visto la partita domenica pomeriggio, ce la puoi raccontare meglio di chiunque altro, perché la sensazione che abbiamo avuto seguendo i tuoi collegamenti è che questa squadra non solo abbia vinto, ma non sia andata mai neppure in affanno, il che la dice lunga sull'approccio di questa formazione, che lo ricordiamo, nelle ultime due partite per due volte di seguito è andata in gol praticamente pronti via. Sì, esatto, sia a Bari sia a Monopoli è stata praticamente una partenza, se non uguale, insomma abbastanza simile, con il Teramo subito in pressione sugli avversari che va, insomma, a preme per recuperare il pallone, per aggredire alto, e che passa anche in vantaggio. È successo a Bari, è successo a Monopoli, ma era successo anche contro il Palermo, questa subito avere subito questa aggressione sui portatori di palla. Evidentemente è un diktat di Paci da imporre fin dall'inizio alla gara. Tra l'altro, osservando un po' di numeri, quest'oggi mi veniva un po' da sorridere, perché nella passata stagione Bruno Tedino voleva una cooperativa del gol, che però è diventata realtà un anno più tardi, cioè senza di lui, perché fino adesso il Teramo ha 5 marcatori diversi, nessun centravanti è andato in rete fino a questo momento. Di Francesco l'ha fatto, ma è un attaccante esterno, non interpretava il ruolo di prima punta, quindi un po' con un anno di ritardo il Teramo sta producendo, insomma, marcatori differenti, che era un po' il pensiero di Bruno Tedino nella passata stagione, quando disse che non aveva bisogno di un centravanti da 20 gol, più o meno, insomma, da teorici 20 gol, perché puntava, insomma, ad avere più realizzazioni da parte di più giocatori. Ecco, questo, insomma, un po' mi ha fatto sorridere quest'oggi, osservando i numeri: 5 gol fatti, un solo gol incassato fino a questo momento. Ovviamente il rapporto tra gol fatti e gol subiti è assolutamente a favore del Teramo, ed indica anche non solo che comunque i movimenti con il possesso palla sono atti a produrre e a realizzare reti, ma anche in fase di non possesso c'è comunque una squadra che d'insieme è disposta al sacrificio, perché gli allenatori dicono sempre che la fase difensiva non è solo compito della retroguardia, ma della squadra intera. Evidentemente, come diceva Francesco, si è cambiato davvero poco rispetto allo scorso anno, ma i giocatori che sono rimasti hanno uno spirito diverso e anche una mentalità diversa, più disposta al sacrificio in fase di non possesso. Poi vi faccio vedere una schermata apposita. Intanto leggo altri messaggi. Questo messaggio, altri me ne sono segnati. Buonasera a tutti. In questo girone è fatta eccezione per il Bari e la Ternana, che hanno investito molto. Squaroni non ce ne sono, come dicono molti addetti ai lavori. Occhio al Teramo, fusse la vodda bone. Andrea, ti chiedo cosa pensi di questo messaggio. Poi vado a ritroso anche con i messaggi che ci stanno arrivando su Facebook, per esempio di un amico che scrive spesso, come Silvano. Ti chiedo su questa considerazione, cioè, a parte Bari e Ternana, dice il nostro telespettatore a casa, non ci sono formazioni che sono dei rulli compressori? Sono in parte d'accordo, perché ad esempio l'Avellino mi sembra una squadra molto ben attrezzata, poi comunque un girone difficile perché ci sono piazze importanti. E attenzione, perché il Palermo ora sembra una squadra in disarmo, ma il Palermo crescerà, farà mercato, non so se sarà competitivo, ma per Blasone è una squadra che va comunque considerata, quindi attenzione. Io capisco, ed è anche bello che il tifoso sogni, perché il tifoso sognava già lo scorso anno e determinati sogni sono andati poi disillusi. Ora, con questa bella partenza, è bello che il tifoso possa sognare, e il Teramo sembra indirizzato su una strada di una bella stagione. Poi però gli ostacoli sono sempre dietro l'angolo, e ripeto, guai a sottovalutare questo girone. Peraltro il Bari è una squadra super corazzata, poi il Teramo ha strappato un punto, ma alla lunga questa è una squadra che è grandemente, passatemi questo termine, attrezzata per fare una grande stagione. Interessanti le parole di Ania prima sulla cooperativa del gol. La differenza è che lo scorso anno
Tedino parlava di cooperativa del gol quando gli si rimarcava il fatto che il Teramo avesse speso per comprare dei centravanti che non avevano gol nelle gambe, e poi così è stato, e questi centravanti poi giocavano, tipo lo scorso anno a Catanzaro la prima giornata erano in campo Cianci e Martignago, poi è entrato anche Magnaghi, spesso il Teramo ha giocato due punte, poi è passato l'assetto con una punta. Ora invece il Teramo gioca con tre trequartisti e una punta che è anonima, che fa lavoro sporco, ma se uno pensa che Pinzauti possa fare 10 gol, probabilmente lo prendono, mi perdonerete, ma lo prendono per matto. Ed ecco perché poi è andato sul mercato per prendere Gerbe Bunino allora. Sì, no, dicevo, quindi il Teramo ora ha un centravanti che fa lavoro sporco, ma nessuno pensa al fatto che Pinzauti possa essere un giocatore da tanti gol nelle gambe. Ora sono arrivati altri due attaccanti, Gerbi è una grossa incognita, Bunino potrebbe fare qualcosa se riesce a ingranare, a sbloccarsi mentalmente. Ecco, avere un centravanti che fa gol con discreta continuità è una chiave per fare un campionato altamente competitivo, magari per impensierire le big, perché altrimenti alla lunga il fatto di non avere un cecchino principe, non dico di avere il Donnarumma e la Padula, lì ne erano due fenomeni, però avere un cecchino che possa segnare con costanza, se lo diventerà Pinzauti, sarà un semi-miracolo. Altrimenti il Jolly potrebbe essere uno tra Gerbi e soprattutto Bunino. Però sì, ora c'è questa cooperativa del gol che passa per i piedi super di Costa Ferreira e Bombaggi, che sono chiaramente i due valori aggiunti di questa squadra. Bombaggi, giocatore davvero a tutto campo, e poi insomma Costa Ferreira, io continuo a dire che ha un quoziente calcistico nettamente al di sopra della media, e quando c'è lui in campo effettivamente la differenza si sente e si vede. Assolutamente. Oh ragazzi, siccome Andrea la domanda era rivolta a te ma anche a Dani e Francesco, riparto da te, non mi sono dimenticato degli sms precedenti, state tranquilli, li ho segnati, però vado magari a seconda degli spunti. Ti chiedono come, ma chiede il nostro amico a tutti e tre, come si può integrare Bunino in questo 11? In questo 11 giocherebbe al posto di Pinzauti, facendo un gioco leggermente diverso, perché Bunino qualcosa può fare spalle alla porta, ma il meglio lo dà fronte alla porta. Allo stato attuale, nell'11 di ora, Bunino gioca al posto di Pinzauti, a mio avviso. Difficilmente. Chi si toglierebbe? Ilari, che è un giocatore tatticamente utile. Baggi e Costa Ferreira mi sembrano intoccabili, non gioca Mungo, figuriamoci, è difficile entrare in questo momento in questo 11. Bunino ritengo al posto di Pinzauti, poi la stagione evolverà e magari si arriverà ad altre soluzioni e magari si troverà anche uno spazio in formazione per Mungo. Agnè e Francesco, siete d'accordo? Sì, poi andrebbe, secondo me, insomma, magari a forse meglio di Pinzauti assecondare un po' le idee di verticalizzazione, di gioco verticale di Pace, insomma, come un attaccante che va molto ad attaccare la profondità, quindi magari in questo forse più di Pinzauti, che magari è un attaccante un po' più di manovra, potrebbe essere con caratteristiche differenti utile alla squadra in questo senso. Però come diceva Andrea, insomma, si aspetta da tanti anni l'esplosione di Bunino, magari sarà proprio quest'anno. Francesco, rapidissimamente, perché poi... Sì, velocemente. Beh, mi sembra più che scontato e naturale, una volta che Bunino sarà pronto, vederlo all'opera al posto di Pinzauti, e poi di volta in volta deciderà l'allenatore. Come diceva Ania, si aspetta l'esplosione definitiva di Bunino, auguriamoci che possa verificarsi quest'anno. Su Mungo io dico che prima, ma più che prima o poi, nell'evolversi della stagione, naturalmente calo di forma di qualche giocatore. Aspetta a rispondermi su Mungo, perché poi ti faccio vedere una schermata apposita. No, era solo per aggiungere che con i tanti turni infrasettimanali non dimentichiamo che Mungo e anche altri giocatori troveranno verosimilmente spazio. Io ringrazio questo messaggio, Giuseppe, davvero non so come ringraziarti, complimenti alla nostra qualità dopo quella che ha combinato Eleven Sport, voi siete in un'altra categoria, vabbè non esageriamo, ti ringrazio ma non siamo a livelli nazionali. Bisognerebbe ridare le partite a emittenti
Ma in realtà emittenti serie, io non entro nel merito. Qualche anno fa c'era la possibilità di produrre per le televisioni locali le immagini salienti, anche personalizzate, delle partite di Serie C. Questo certamente non assicurava probabilmente la diretta streaming che c'è oggi e di cui possono usufruire i tifosi attualmente. Certo che probabilmente non si vedevano le stesse immagini da Bolzano a Caltanissetta, perché poi ognuno la personalizzava la partita come voleva. Dall'altra parte però era anche complicato avere tutte le partite, gli highlights che ci sono oggi. Poi i disservizi, quelli possono accadere, speriamo non accadano più. Francesco, riparto da te, perché il nostro amico Silvano su Facebook ci scrive: sarebbe opportuno da parte dei mass media iniziare a martellare riguardo un opportuno ambito per le giovanili, nello specifico l'Acqua Viva. Cosa ne pensa di Francesco? Buonasera Silvano. Prima che rispondi tu, una precisazione: i mass media non devono martellare né fare nulla, perché poi queste sono questioni che riguardano società, amministrazione, perché altrimenti noi potremmo martellare per le nostre di esigenze e non ci sarebbe a quel punto niente di male. Però cioè, sono ambiti diversi. Noi non, i mass media, io parlo per il nostro di media, ci mancherebbe. Però i mass media non devono martellare nulla, devono rilevare se una cosa avviene, come avviene e le modalità con cui avviene. Questo è un grande equivoco che probabilmente a volte si scatena sulla base del fatto che si ritiene di dover consegnare ai mezzi di informazione un'importanza non che non hanno, ma che non è il loro ruolo. Francesco, perdonami l'incipit, ma era... No, ma sull'Acqua Viva credo che sia in arrivo la pubblicazione ufficiale del bando di per l'assegnazione e la gestione del campo dell'Acqua Viva. Io mi voglio augurare che venga dato al Teramo Calcio, ma il problema del campo di allenamento, il campo di gioco e tutto il resto dura, è un ritornello degli ultimi 50 anni, forse anche più. Adesso meno male che abbiamo il Bonolis, che c'è il campo dell'Acqua Viva, che dovrebbe, mi auguro, che andrà in assegnazione e in gestione al Teramo Calcio. C'è il campo di Colleterrato, qualche piccolo passo è stato fatto e speriamo che venga completato nel migliore dei modi. Una differenza fondamentale rispetto all'anno scorso, che rispecchia l'esperienza da calciatore di pace, e la difesa: solo un gol subito a Bari, l'Asic azzeccatissimo e soprattutto poi puntini. Ania, prima ci hanno scritto: ma allora aveva ragione Tedino, questa squadra aveva bisogno di tempo, e tu prima in fondo nella risposta, senza vedere il messaggio, l'avevi già detto. Sì, di tempo, ma io mi ricollego un po' al discorso fatto, se non sbaglio, domenica all'Abruzzo del pallone da parte di Andrea. Tempo sì, ma motivazioni diverse, perché evidentemente le motivazioni, questa è l'ulteriore dimostrazione che nel calcio fanno la differenza, perché far arrivare giocatori importanti la scorsa estate, come tra l'altro è successo anche negli anni passati a Teramo, insomma non è ne ha visti di giocatori importanti e ne ha anche lanciati tanti che poi sono diventati importanti, ma farli arrivare e dar loro contratti pluriennali a cifre davvero davvero importanti, perché ho letto sui social che si parlava tanto dell'ingaggio di Cancellotti e che quindi fortunatamente il Teramo si è liberato dell'ingaggio di Cancellotti, ma ce ne sono tanti altri ingaggi importanti anche adesso nel Teramo, ovviamente perché sono state decisi da entrambe le parti. Quindi far arrivare giocatori importanti, magari dopo aver vinto campionati, dar loro ingaggi importanti per la categoria, li ha un po' forse fatti sedere e far sentire un po' con la pancia piena, ecco. Quindi dar loro nuove motivazioni, come può essere una stagione non esaltante e tutte le critiche che sono arrivate per le prestazioni che non sono per l'appunto state in linea con le aspettative. Far essere comunque allenati da un ex calciatore che ha calcato anche i campi della Serie A, quindi magari certe dinamiche le conosce bene, è stato per loro, fino a questo momento fortunatamente per il Teramo è stato così, un ulteriore stimolo, un nuovo stimolo per avere un approccio diverso alle gare, perché quello che si vede
fino a questo momento, soprattutto all'inizio delle partite, dove più si vede la mano dell'allenatore, nei primi tempi si vede tanto quanto una squadra prepari bene le gare durante la settimana. E quindi tutto questo mix di, passatemi il termine, lavaggio del cervello rispetto a dinamiche passate sta ovviamente sortendo dei buonissimi effetti, senza dimenticare poi le idee ovviamente di gioco che sta cercando di trasmettere Pasci. Volevo aggiungere semplicemente, anche per rispondere al telespettatore, cioè, quindi questa squadra aveva bisogno di tempo, i giocatori avevano bisogno di tempo. Sì, ma di tempo, il tempo è limitato. L'anno scorso non posso dimenticare che in una conferenza stampa prima di una partita, parlando con Tedino, dovetti mettere in risalto la regina, 20 giocatori su 25 nuovi, e già era a novembre avviata verso la promozione, noi ancora che stentavamo, si trovava l'equilibrio e tutto il resto. Il tempo te lo dà che è un mese, due mesi di campionato. Quest'anno Paci ha dimostrato che il tempo è questo spazio, un mese, due mesi nel corso di una stagione, può essere più che sufficiente per dare un volto iniziale alla squadra. Certo, poi come faceva giustamente notare il mister, con il passare delle settimane si dovrà necessariamente migliorare. Assolutamente. Intanto ringrazio Paolo che ci ha scritto, ci ha fatto i complimenti, e lui è sempre molto attento soprattutto alla fede calcistica di Serie A dei nostri ospiti. Stasera li sa tutti. A questo punto io gli lancio un invito. Paolo, dici qual è la tua di fede calcistica, ovviamente oltre al Teramo, perché quella la sappiamo, però se hai anche una squadra di Serie A. Avete citato tante volte Costa Ferreira, Mungo, Arrigoni. Allora vediamo una schermata che poi in realtà abbiamo diviso in tre blocchi, cioè giocatori rigenerati, giocatori che sono conferme rispetto alla passata stagione e giocatori che forse andrebbero rilanciati. Ho tirato fuori, per la gioia di Francesco, che so che è un esperto di emoticon, anche le emoticon della scorsa stagione. I rigenerati sono certamente Costa Ferreira, Rigori, due giocatori completamente diversi rispetto all'anno scorso, ovviamente in positivo. Le conferme Ilari, Bombaggi e Santoro, perché secondo me Ilari l'anno scorso è stato uno dei più positivi e uno dei più costanti. Bombaggi l'anno scorso neanche a dirlo, e quest'anno sta facendo benissimo. Santoro, in realtà le stimmate del giocatore predestinato le avevamo già viste. Da rilanciare per vari motivi, Minelli perché è sempre afflitto da questi problemi fisici, Mungo che è ancora in cerca forse di una collocazione vera e propria, ne abbiamo parlato tante volte anche con Pace, la collocazione di Mungo, e poi un po' a sorpresa, ma questa è una considerazione mia personale, di un giocatore che a proposito di fede calcistica mi è molto, molto caro, ed è Federico Viero. Siete d'accordo, riparto da Andrea, con questa suddivisione, soprattutto con i giocatori da rilanciare, Andrea? Sì, allora, intanto Minelli è evidente che per la Serie C paga la sua fragilità da un punto di vista fisico, ha delle grandi qualità, ma il problema è che non sta praticamente mai bene, è soggetto a delle ricadute, a costanti infortuni. Forse la fisicità richiesta in questa categoria, non che non ci siano brevilinei ce ne sono in Serie C, però sono tosti, lui forse pecca e quindi probabilmente non ci sarà spazio, questa è una previsione personale, per una sua rivalutazione. Per quanto riguarda gli altri due, io penso che sia una questione di tempo, anche perché gli impegni saranno tantissimi, ci saranno tanti turni infrasettimanali, tante partite ravvicinate, dei giocatori si stancheranno, ci sarà bisogno di fare turnover, arriverà il momento di Viero, arriverà il momento di Mungo. Ma mentre Viero è un giocatore giovane che sta percorrendo una strada di crescita che può essere anche molto tortuosa e quindi con le dovute incognite, noi non sappiamo Viero se a Teramo esploderà oppure lo farà in un'altra squadra nei prossimi anni, staremo a vedere. Però ci sono più incognite che riguardano Viero, che comunque avrà il suo spazio. Per quanto riguarda Mungo, io penso che lui avrà le sue opportunità. Se non riuscirà a ingranare, io penso che a gennaio andrà via o in prestito a titolo definitivo, magari sacrificando qualcosa sullo stipendio, perché poi restare per tanto tempo ai margini, nell'ombra, fare il panchinaro per un giocatore che era in Serie B
fino a un anno e mezzo fa, fare il panchinaro in Serie C in una squadra parzialmente ridimensionata rispetto allo scorso anno, io penso che per il suo status sia troppo. Quindi o si sblocca in questi mesi e quando giocherà darà dei segnali confortanti, altrimenti non troverà modo di rilanciarsi qui a Teramo e magari dovrà cambiare aria. Chiedo a Dania, mi sono dimenticato, ed è una domanda, mi sono dimenticato tra i rigenerati anche l'ASIC? Sì, per certi versi sì, facevo caso però che tra i rigenerati hai messo i primi due che scrivemmo che erano in partenza, quindi, non di certo perché insomma erano valutazioni nostre, ma perché come poi insomma c'era stato modo anche di fare la domanda a Costa Ferreira domenica scorsa, perché erano le prime indicazioni insomma che arrivavano dalla società, ecco, quindi da possibili partenti, dai primi due partenti, ovvero Costa Ferreira e Regoni, che poi sono rimasti, sono sì, a tutti gli effetti dei giocatori rigenerati in questo momento, sono Arrigoni soprattutto, devo dire che ha iniziato bene il campionato, questa prima parte di stagione, Costa Ferreira molto bene anche lui, e l'ASIC sì, è un giocatore che è stato vittima di infortuni nella passata stagione, ma veniva già da due annate fermo, quindi è una situazione un po' particolare, è arrivato su una situazione simile a Minelli, perché anche lui veniva da un lungo stop di una sola stagione però per l'ex Fiorentina per un infortunio e l'operazione alla caviglia, quindi anche lui insomma aveva bisogno di e ha bisogno di giocare. Non so Andrea cosa sta facendo vedere. No, che cos'è? È il Sharawi negativo al tampone di controllo dopo l'iniziale positività. Ormai non ci si capisce più niente. Più niente. Ah, quindi pazzesco. È un falso positivo. E quindi sì, l'ASIC insomma è anche lui un giocatore rigenerato, ha bisogno di giocare, perché se torna ai suoi livelli, insomma, quando si ruppe tibia e perone, se non mi ricordo male, era un giocatore di Serie B, insomma, giocava con la maglia dell'Avellino, quindi era un giocatore di assolutamente di categoria superiore. Se dovesse tornare ai suoi livelli è un centrocampista, ma anche in questo caso un terzino che può fare la differenza, ecco. Assolutamente sì. Intanto ci scrivono che un amico da casa ha visto settimana scorsa, non l'ultimo weekend, quell'altro ancora, la partita dell'Entella contro la Reggiana, ha detto, beh, insomma, Tedino più o meno le stesse cose che si vedevano a Teramo, io dico la verità, non l'ho vista la partita. Intanto ci ha risposto Paolo che ha detto, Francesco e Jacopo si stanno preparando al match dell'anno, ma in realtà match dell'anno, noi abbiamo tutti fuori, loro, Ibrahimovic è guarito, caro Paolo, quindi loro sono avvantaggiati. E poi tifa Sampdoria, ci ha detto Paolo, quindi si può godere i fantastici cross di Antonio Candreva. Io gli voglio bene a Candreva, però, insomma, è vero Andrea? Sui cross alla Sampdoria Candreva è tanta roba, Sì, sì, però, insomma, gli auguro ogni bene, questo assolutamente sì. Però, ecco, Candreva potrebbe crossare per gli attaccanti di Tedino. Sì, assolutamente. Va bene, ragazzi, noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Meglio che ci fermiamo per la pubblicità. Cos'hai da dire? Vorrei far notare ai telespettatori, non vi fate ingannare dai volti sorridenti, i bravi ragazzi di Jacopo, Andrea. Guarda, conferma del fatto che non stai dicendo la verità. Mercoledì prossimo, e così ne approfitto per dare anche l'indicazione a chi ci sta seguendo. Mercoledì prossimo, visto che c'è Potenza Teramo, c'è il turno infrasettimanale, Pro Teramo non ci sarà di martedì, perché peraltro martedì ci sarà Andrea Costantini con diretta stadio per seguire la partita del Pescara, ma Pro Teramo slitta di 24 ore e ci va particolarmente bene, perché quel giorno si gioca a Potenza Teramo, quindi saremo qui alle 21 per commentare la partita. La nostra costante sarà una e una sola, Maurizio da qui. Esatto, quindi per dire che ti sbagli, nonostante si giochi Inter Borussia Mönchengladbach, che è l'esordio di Champions League, quindi noi ci saremo assolutamente, pur se si gioca la Champions. Non mi sbaglio, perché i telespettatori non hanno mai parlato e non vi hanno mai visto all'opera, a tutte e tre, nominavo anche Ania. Va bene. Quando si parla dell'Inter, non scegliamo le particolari che tanto non interessa. Maurizio, scusami, torni in primo piano su Andrea.
per favore, voi guardate Andrea Costa, è cagna, dolcissima, guardate adesso quando parli della Juventus, diventa peggio di una iena, guardate Andrea Costantini, bello pacioccone, sorridente, un ragazzo di una bontà, ci dobbiamo fermare, ragazzi, ci dobbiamo fermare, di una bontà infinita, quando gli nomini la Juventus, le nostre squadre, siamo una banda di pazzi, quando gioca le nostre squadre noi però ci dobbiamo fermare, pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo. Vi avevo anticipato all'inizio della trasmissione che avremmo avuto una parentesi di un quarto d'ora in cui avremmo affrontato il tema calcistico in una maniera, con un approccio un po' più scientifico. Innanzitutto diamo la buona serata, lo ringrazio per essere qui con noi, al professor Parisio Di Giovanni, docente di psicologia della comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo. Buonasera professore. Buonasera. Noi l'abbiamo chiamata per intervenire, per quale motivo? Perché molti in questa prima parte di stagione hanno giustamente lodato le doti comunicative anche dell'allenatore del Teramo Massimo Paci. Vorremmo sapere da lei, prima le facciamo sentire alcuni estratti di alcune conferenze stampa, alcuni passaggi delle sue interviste, in cui parla di tante cose su vari argomenti, però lo fa sempre con un approccio molto, molto aperto, molto schietto, molto sincero. Io direi di andarci a sentire questa pillola da 3 minuti e 20 secondi e poi facciamo un resoconto con lei per farci capire come dal suo lato si studia anche un allenatore di calcio. Ascoltiamo Paci. E tutto l'ambiente, quindi parlo dai magazzinieri, parlo al team manager, parlo a tutte le persone che ruotano intorno alla famiglia Teramo. Mi hanno fatto veramente un'impressione grandissima. Credo che qui ci sia tantissimo potenziale per far bene e siccome sono un lavoratore, so che sono in un ambiente giusto per poter far bene. E quindi prima parto dalla squadra invisibile, che è una squadra invisibile ma una squadra tanto importante quando quella che vedete scendere in campo. Cerco ogni giorno di convincere i calciatori che l'unico momento, c'è solo un momento in cui il calciatore ha il controllo della partita, che è durante l'allenamento, poi tutto il resto voti sul giornale, interviste, quello non è influente fine della prestazione, e quindi cerco io di convincere i giocatori che non serve a niente farsi togliere energie da cose che non possiamo, su cui non abbiamo il controllo. E il mister mi ha regalato un libro settimana, che voi cose che non sapete, cose nostre, mi ha regalato un bel libro su un fattore mentale, quindi facevo il segno della testa. Ma è un libro di un dottore, di un coach americano che si chiama George Mumford. È un libro, sì, è un libro che io ho regalato a Bombaggi. Sì. Il mio lavoro è tirare fuori il meglio da ogni giocatore e cerco di utilizzare tutti gli strumenti possibili per aiutare i ragazzi nel loro processo di crescita. E qualsiasi strumento è utile, e quindi non è solo il campo. Il mio sogno sarebbe creare un insieme, un tutt'uno tra noi e i tifosi, che possano essere loro da motore a noi, ma noi da motore a loro, in cui si possa creare un'alchimia tra noi e loro. Questo sarebbe il mio sogno. Certo è che i risultati devono essere dalla nostra parte, perché poi posso essere l'oratore migliore al mondo, ma poi sono i risultati che fanno la differenza, e quindi ho quel pensiero dentro di cercare che noi insieme a loro possiamo essere un tutt'uno contro gli avversari. E credo in questa cosa qua, perché io posso proporre il calcio migliore al mondo, ma poi se i ragazzi non mi seguono, i ragazzi non sono motivati, non vanno in campo, e sì, una partita magari la vinciamo, ma poi ne perdiamo un'altra, insomma. Una delle prime cose che ho detto è proprio quella: io ho sogno di riuscire che ad unire tutte le componenti, quindi stampa, quindi tifo, quindi squadra, quindi società, che possiamo diventare una macchina da guerra contro gli avversari. Quello sarebbe la cosa più bella per noi, tutti insieme riuscire a fare qualcosa di importante, perché poi il tempo passa, no? E il calcio ci dà opportunità continue di vivere emozioni, e cosa c'è di più bello, no? Di vincere una partita, di arrivare su in classifica. Però il mio sogno è che tutto l'ambiente sia unito in questo, non solo la squadra, che sia divisa, no? da tutte le altre componenti importanti e fondamentali, come la stampa, come i tifosi, come la società,
Noi abbiamo la grande fortuna a Teramo di avere una squadra invisibile, fantastica. Magazzinieri, addetto stampa, team manager, massaggiatori, è una squadra meravigliosa, per questo ci sono tutte le componenti per far bene. Ecco, professore, abbiamo sentito un po' qualche estratto. Questo continuo richiamo a, per esempio, un concetto come la squadra invisibile, cioè chi non si vede, chi non è protagonista, la capacità di riuscire ad aggregare anche solo mentalmente un gruppo di persone. Lei come l'ha trovato, Massimo Paci, in questi passaggi che abbiamo proposto? Allora, l'impressione che ho avuto è senz'altro positiva. Faccio due riflessioni, se posso. Allora, intanto quest'idea di integrare la comunicazione esterna e interna anche non solo alla squadra, ma anche alla squadra invisibile, alla società, quindi alle varie componenti in gioco, e all'esterno. Ha nominato i tifosi, portatori di interesse, stakeholders, ma immagino che si muova anche con altri stakeholders, col pubblico. Direi questo è una premessa importante per far bene, perché per far bene una squadra di calcio deve avere la coscienza di gruppo, il senso del noi, sentirsi una squadra con una storia, degli obiettivi, con una finalità, e questo avviene con lo specchio sociale, cioè avviene confrontandosi proprio con gli altri e con il pubblico. E direi questo è positivo. Poi però è chiaro che questa è una premessa, comunicare all'esterno. Poi dopo bisogna lavorare bene all'interno, però da quello che dice mi sembra che lui si preoccupi anche di questo e lavori anche su questo. All'interno mi sembra che faccia accenno a questo quando insiste sulla cooperazione. All'interno è decisivo in una squadra che ci sia rispetto e considerazione reciproca e un buon clima in cui le persone pensano di cooperare, di collaborare. Questo perché, lo dico brevemente, perché contrariamente a quello che possiamo immaginare, il lavoro che fa il calciatore è un lavoro di intelligenza. Non è un lavoro semplicemente fisico, è un lavoro di intelligenza. Nei lavori di intelligenza il clima di rispetto e considerazione reciproca, oggi lo sappiamo molto bene, di cooperazione, fa lavorare meglio. Addirittura la nostra mente è compromessa, le nostre abilità mentali vengono drasticamente compromesse, noi non immaginiamo quanto, stando alla ricerca scientifica, se il clima non è questo. Cioè, se comincia a esserci un clima conflittuale, un clima in cui non ci si muove tutti in sintonia, le menti lavorano male, il gruppo lavora male, ma c'è un precipitare del rendimento che di solito sottovalutiamo perché non ce ne rendiamo conto. Quindi mi ha fatto un'impressione positiva. Quindi lei dice giustamente la prestazione che può essere anche solo agli occhi magari di un tifoso di carattere prettamente fisico o tecnico, poi in effetti è condizionata dal lavoro che c'è anche dietro, dal tipo di considerazione che ogni giocatore ha all'interno del gruppo rispetto al gruppo stesso e a chi lo guida soprattutto. Sì, certo. Anche dal clima che c'è tra e da come ci si vede all'esterno, cioè dall'identità che il gruppo pensa di avere nel rapporto che si definisce nel rapporto con l'esterno. Ragazzi, avete una domanda per il professore? Francesco, magari vado io. Professore, buonasera. Il Teramo in questa stagione non ha le pressioni che aveva lo scorso anno. Di come si riflette? Provo a essere un po' più esplicito. Senza pressione si può giocare con la testa libera e si possono ottenere risultati.
ma se si vuole ottenere poi un risultato massimo le pressioni servono. Quindi dov'è la verità, dov'è il punto d'incontro tra queste due esigenze, cioè l'avere eccessiva pressione o non averle? Beh, indubbiamente, come ha detto, se non c'è eccessiva pressione si commettono meno errori, perché sotto pressione facilmente si commettono errori. Quando c'è il timore del giudizio, dell'insuccesso, si commettono errori. E la fiducia nel successo io lo vedo come la serenità, la tranquillità, io lo vedo come un rischio minore, nel senso che il peggio è stare sotto pressione. E d'altra parte, se si crea un clima in cui ci si danno degli obiettivi e ci si dà un'identità, si ha il senso del noi e si punta obiettivi, mi sembra che l'allenatore faceva riferimento anche a questo, ci si comincia a dare degli obiettivi, scatta il bisogno di riuscita che diventa una guida, ed è bene che guidi nella serenità, non nella preoccupazione. Professore, buonasera. La maggior parte dei giocatori che adesso stanno andando molto bene, lo scorso anno andavano maluccio, qualche altro male, molti molto molto male. Questa differenza è da attribuire, come diceva lei, alle spiegazioni che ci ha dato da un punto di vista scientifico, la creazione del gruppo, l'autostima e tutto il resto, o ci può essere anche dell'altro? Allora, io penso di sì, che sia da attribuire a quello. Perché? Perché, scusate se introduco un elemento tecnico, una cosa che oggi la ricerca ha dimostrato in modo veramente ampio è che le prestazioni di una persona, noi siamo portati a attribuirle alla persona, ma la stessa persona in contesti diversi può avere prestazioni radicalmente diverse. Si chiama tecnicamente errore fondamentale di attribuzione. Noi attribuiamo alla persona certi comportamenti che in realtà sono molto condizionati dai contesti. Io prendo questo giocatore, lo sposto in un'altra squadra, è diverso. E questo oggi lo sappiamo, è dimostrato, tanto per rendersi conto, da decine di migliaia di ricerche sperimentali condotte su milioni e milioni di persone in ambiti diversi. E quindi io credo che se è cambiato il clima, è cambiato l'approccio, questo può essere stato un fattore decisivo. Aia? Collegandomi parzialmente a questa risposta, professore, quindi non spostando un giocatore da un contesto differente, come si può fare per rigenerarlo, tra virgolette, insomma, per dargli nuovi stimoli e per cancellare, insomma, una stagione che non è stata esaltante? Basta cambiare clima? Se non lo spostiamo, dobbiamo cercare di cambiare il clima della realtà organizzativa in cui siamo e creare un clima in cui quelle persone possono rendere. Mi pare che sia il lavoro che sta facendo questo allenatore, che è quello che cerca di fare, quando parla di squadra invisibile, quando parla del fatto che devono essere tutti cooperare, e sta cercando di creare un clima diverso in cui i giocatori possono rendere di più. Poi giustamente lui stesso si poneva in alcuni discorsi che faceva il problema, certo, poi devono arrivare i risultati, diceva, e lì sta creando la motivazione alla riuscita. Come dire, abbiamo creato le condizioni, ma adesso puntiamo alla riuscita. Io ho avuto un'impressione molto positiva, come dire, perché poi il bisogno di riuscita si alimenta via via che io riesco. Se io ce la faccio, piano piano, quello è un circolo virtuoso. E quindi ecco perché, secondo me, ha ragione a porsi il problema. Adesso ci vogliono i successi. Certo. Professore, è stato gentilissimo e soprattutto il suo parere ovviamente vale molto di più dei nostri, molto più, praticamente più dei nostri. Io la ringrazio. Sbagliare.
La ringrazio per essere stato con noi, grazie al professor Parisio Di Giovanni, ovviamente anche grazie all'Università degli Studi di Teramo, visto che siamo geograficamente in contesto. Grazie per essere stato con noi e buona serata. Buona serata, grazie a voi. Grazie, grazie al professor Parisio Di Giovanni. Oh, ragazzi, tra poco ci proiettiamo sul prossimo turno che arriva domenica, ci sarà l'impegno interno contro la Casertana, però in 10 secondi a testa mi dite che impressione avete avuto da una considerazione, insomma, di un cattedratico come il professor Di Giovanni? Ma io dico che mi ha colpito proprio l'ultima parte, e l'ho ricollegata a quello che ha detto Paci la scorsa settimana: dovrò incontrare il presidente per capire dove vogliamo andare, nel senso, ora che il mercato è chiuso, la squadra è questa, quindi qual è il nostro reale obiettivo? Perché lui ora deve trasferire questa cosa alla squadra. Cioè, certo, abbiamo creato le condizioni, ha detto il professore, adesso dobbiamo darci l'obiettivo, i risultati da conseguire. Magari quell'incontro con gli Achini sarà propedeutico proprio al trasferimento dell'obiettivo presso il gruppo. Poi, tra l'altro, prima di dare la parola ai colleghi, se è possibile per Maurizio mandare il secondo gol del Teramo a Monopoli, poi vi faccio vedere, vi faccio notare una cosa. Sì, lascio la parola. Ania, Francesco? No, ovviamente interessante, anche perché spesso magari si dimentica quanto sia importante l'aspetto mentale, soprattutto da tifosi, insomma, magari si pensa soltanto alla prestazione del campo, ma spesso si dimentica che poi la prestazione del campo è anche la risultante, soprattutto la risultante di quello che si fa nel corso della settimana e di quello che c'è nel contesto extracampo. Quindi sono tutti fattori che concorrono poi al risultato della domenica, che magari a volte non è quello sperato, ma che al termine di una stagione è sempre quello che davvero ti meriti. Francesco? È impressione ottima, è la conferma, come possiamo dire, da un punto di vista, chiamiamolo anche scientifico, che i giocatori, ma questo lo si sapeva, però poi ce lo dimentichiamo tutti, da noi giornalisti ai tifosi, ai dirigenti, proprio a tutti, i giocatori sono degli uomini, non sono delle macchine, si portano dietro e nel lavoro e nel cercare di fare gruppo, quindi nella vita di tutti i giorni, i problemi che possono avere in famiglia, c'è il carattere del singolo giocatore, l'integrazione, da che mondo è mondo, è stata sempre difficile. Io prendo la palla al balzo, Jacopo, perché nel lavoro di proprio parlando di lavoro di gruppo, Andrea ricordava quello che aveva detto Paci la settimana scorsa, l'entusiasmo dei tifosi, tutto questo mi sembra che contrasti un tantinello, è un eufemismo dire un tantinello, con l'ultimo grido di allarme e di aiuto del presidente Iacchini oggi sul quotidiano Il Centro. Questa volta non è chi vi sta parlando, come qualcuno da casa non sempre intuisce o fa finta di non intuire o non capisce, quando parla di acredine perdurante. Da parte mia non c'è nessuna acredine perdurante verso il presidente, perché la mia storia, di chi mi conosce e mi ha seguito in tanti anni, quando un presidente va criticato, ma come per una mia forma mentis, il presidente di una società va aiutato e difeso il più a lungo possibile. Però mi viene da dire che tante volte l'attuale presidente del Teramo non fa nulla per riuscire. Quello che sto per dire rientra nel discorso del professore di poco fa e di quello che ha fatto Paci, conquistando simpatia e stima, poi anche con l'aiuto del campo, perché è stato bravo pure sul campo, la cosiddetta operazione simpatia. A questo poco importa, sicuramente agli Achini non importa nulla, non importa nemmeno a me. Io dico semplicemente che in un momento di così totale euforia, tornare a dire di nuovo le istituzioni mi devono aiutare, altrimenti
quasi come appunto un grido di allarme, di aiuto, qualcuno lo può vedere anche come una minaccia, mi sembra che contrasti in un modo del tutto negativo. Io dico che se Iachini continuerà a fare calcio, viva Iachini, bravo Iachini, grazie Iachini. Se non dovesse continuare a fare calcio, punto a capo, e vedremo che cosa ci riserverà il futuro. Assolutamente, assolutamente. Aggiungo, quando dice dopo aver chiesto l'aiuto delle istituzioni, mi aspetto un afflusso maggiore di pubblico al campo. Lui nel passato ha ricordato giustamente il momento particolare che si vive, soprattutto sul piano della sanitario per il Covid-19 e la crisi economica. Se parla di crisi economica Iachini, giustamente il tifoso dice: pure io che faccio l'impiegato, che faccio il fattorino, che ho il mio lavoro e il mio stipendio mensile, sono in crisi e quindi non posso prendere e spendere i soldi per vedere la partita del Teramo dopo 40 anni, perché potrei portare 10 testimoni conosciuti da altre 1000 persone che per 40 anni hanno fatto l'abbonamento e sono venuti al campo. Quest'anno giustamente dicono: se c'è crisi e tu aumenti i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti. Chiarissimo. Ragazzi, vi faccio vedere una domanda di Francesco. Vorrei sapere se il campo di Colle Santa Maria o Varano è ancora di proprietà del comune, o per usucapione è diventato di proprietà di qualcuno del posto, ti chiede Piero. Io Piero, sinceramente non lo so, e io capisco la battuta anche polemica di per usucapione il campo di Varano. Del campo di Varano non abbiamo parlato chissà quante volte negli ultimi 10 anni, diciamo 10 anni, 15 anni, forse anche di più. Che io sappia è del comune, sai, però dopo io non ne posso fare a meno, sai, dopo i giochi politici, le elezioni, le frazioni, i voti e tutto il resto cambiano la storia, purtroppo. Ok, va bene. Visto che ci siamo proiettati sulla Casertana, vi faccio vedere, ragazzi, innanzitutto la Casertana che è scesa in campo contro la Ternana, poi vedremo anche le immagini. Intanto vediamo, l'allenatore è Federico Guidi, che qualcuno si ricorderà per quella Fiorentina giovanile che fece i Reali di Andrea, ti ricordi? C'era anche Gondò in quella Fiorentina? Sinceramente non ricordo Guidi, però okay. Sì, Gondò ricordo che viene da lì, però Guidi sì. non ho grandi referenze, sinceramente. Allora, questa non è la squadra che scenderà per forza di cose in campo domenica al Bonolis, è quella che è scesa in campo domenica scorsa, che ha fatto 3-3 con la Ternana. Dekic tra i pali, Azio Osmanovic, che ricorderete, qualcuno si ricorderà nella Vispesaro, Carillo, Konaté e Setola, un ex Fano, Izzillo, Santoro, che è Salvatore Santoro, e Icardi, che non è Mauro Icardi, è Simone Icardi a centrocampo, Cuppone, Matarese e Fedato, ricordiamoci sempre, questa è una squadra che ha anche tra gli altri, per esempio, Gigi Castaldo, che è una specie di immortale del calcio, ma segna ancora tantissimo. Che impressione avete a questa squadra, Andrea e Ania? Che è una squadra interessante, che ha dei valori, ad esempio, ecco, Carillo in difesa, Carillo con Konaté, una discreta coppia di centrali, Fedato, giocatore di grande talento che in Serie B non è esploso ed è tornato indietro, ma è un giocatore che ha gamba, che ha fisico, un ottimo esterno. È una buona squadra di categoria, ma è una squadra ampiamente alla portata del Teramo attuale. Aia? È una squadra che tra l'altro finora ha giocato solo 2 gare, perché la gara contro il Trapani, insomma, non si era giocata, ha avuto la vittoria a tavolino che poi è stata annullata per l'esclusione del Trapani. La gara contro il Foggia è stata rinviata, dovrà essere recuperata, quindi finora ha giocato comunque poco. Chiave il pareggio contro la Ternana, che dovrebbe essere in teoria una delle formazioni in lotta per il campionato, è un'ottima referenza, quindi qualcosa di buono evidentemente c'è e si sta costruendo. Non ci sono nomi di spicco particolari, però insomma
evidentemente si sta cercando di creare una squadra che punti compatta, insomma, a fare bene. Ragazzi, vediamo il prossimo turno di campionato, perché così poi ricorderemo anche che Proteramo tornerà non martedì ma mercoledì prossimo, perché questa è la quinta giornata. Poi c'è il turno infrasettimanale e il Teramo andrà a Potenza, su un campo dove l'anno scorso fu beffato veramente all'ultimo, e poi domenica 25 giocherà in casa, sempre al Bonolis, contro la Juve Stabia. C'è Ternana-Potenza il 17 alle ore 15, quindi sabato, così come Vibonese-Paganese. Poi domenica alle 15 c'è Cavese-Viterbese e Virtus-Francavilla-Catania. Il Teramo scende in campo alle 17.30 insieme a Bisceglie Palermo, Catanzaro Foggia, Teramo Casertano, come detto, e Turris Monopoli. Occhio che la Turris ha 9 punti, ma io devo dire la verità, la Turris, che è una neopromossa, ha vinto il girone G l'anno scorso di Serie D, l'ho vista contro la Viterbese, è una squadra che ha un paio di elementi, uno in particolare che mi ha lasciato quasi a bocca aperta. Avellino Juve Stabia invece il posticipo del Partenio Lombardi, tutto campano, del lunedì sera alle 21, riposa il Bari, che dunque questa volta deve mordere un po' il freno, lo morderà poco perché poi mercoledì si torna in campo. Che ti aspetti, Francesco, dalla partita di domenica? Lo dici, troppi complimenti magari? Non capivo. Dico, c'è il rischio che magari troppi complimenti possano far male, no? Speriamo di no. No, questo rischio c'è sempre, ma non i troppi complimenti. C'è il rischio di ogni partita della Casertana, parlano tutti quanti bene. Io, per la conoscenza dei giocatori, mi affido molto a Andrea, lo reputo in grado di affrontare qualunque argomento, quindi ho piena fiducia in quello che dice lui. Ora, se essendo una squadra, come ricordava Ania, formata non da giocatori di grosso nome, da un curriculum di primissimo piano. Hai visto che bella parata Dedic che ha fatto qui? Cavolata. Se pensiamo di andare incontro ad una partita non facile, non esistono partite facili. Teramo deve far conto che è come se giocasse con il Bari, come se giocasse a Monopoli, come se deve provare a ripetere le prestazioni fornite in queste prime tre giornate. Sono convinto che ci riuscirà. Ania, rapidissimamente, qualche minuto fa nella prima parte ci ha scritto un tifoso dicendo, insomma, speriamo bene perché domenica la difesa sarà quasi obbligata. Sì, anche se si punterà a recuperare i Piacentini, adesso non so quanto possibile, insomma, un impegno dal primo minuto, però l'impegno, lo sforzo per recuperarlo c'è, altrimenti sì, sarà Trasciani Iotti o Iotti Trasciani, insomma, nella parte centrale con l'Asic e forse Tentardini, non so Di Matteo se, insomma, può dare. Ti aspetti Bunino? Già il cambio. Come? Ti aspetti Bunino? Non dall'inizio, non credo dall'inizio, insomma, dalle parole che fino a qui sono arrivate dall'allenatore, non credo dall'inizio, ma a gara in corso. Me lo sarei aspettato dall'inizio se avesse giocato qualche minuto a Monopoli, però siccome così non è stato, non credo dall'inizio, ecco. Ragazzi, io sono le 22.02, non so se c'è qualche messaggio, leggiamo rapidamente, altrimenti chiudiamo perché sono già in ritardo e Maurizio dalla regia mi ha già detto chiudi. Io vi ringrazio per essere stati con me, grazie a tutti, buona serata, ciao Francesco, ciao Ania, ciao Andrea. Ciao. Ovviamente un saluto anche alla regia mascherata, eccola qua, con Maurizio Daguì e Samuele Mucci, che saluto e che ringrazio. Soprattutto ringrazio voi che ci avete seguito anche questa sera. Io vi ricordo, settimana allo stadio non si va anche per paura. Io ho dei seri problemi fisici, sono sempre andato, ci hanno scritto adesso no. Perché questa è una cosa, e ringrazio il telespettatore da casa che ce l'ha mandata, perché questa, ricordatevi sempre, che non è una fase del post-emergenza, è la fase di emergenza. Quindi stiamo attenti, mi raccomando, adesso stadio o non stadio non è importante, però stiamo attenti. Vi ricordo che Proteramo settimana prossima non ci sarà di martedì, ma il giorno dopo, slitta di 24 ore alle 21 di mercoledì, per commentare
Potenza Teramo che sarà finita da poco, quindi grazie a chi ci ha seguito, ci vediamo tra 8 giorni sempre in diretta alle 21 con Proteramo. Buona serata.